va bene, eh? Non è lui. Sì, un attimo, sì, una distanza fisiologica. Sì. Perché se salve, grazie di tutto. Grazie di tutto. La dichiarazione. Una dichiarazione. Oggi ci manca la persona principale. Oggi ci manca oggi una ci persona. Manca ministro, oggi ci fa la battuta per i telegiornali, per l'Anza e per la RAI, oltre ad altri emittenti. Allora, quindi il futuro di Carditello quale sarà? Adesso è stato acquistato, a che destinazione? Guarda, io sono Pasquale, ci sei? Senza parole, sono emozionato perché attenzione, Pasquale, ci sei? Sin dalla prima persona che ho incontrato mi ha detto che non avevamo soltanto restituito questo sito meraviglioso ai cittadini di questa terra, ma gli avevamo restituito la dignità, e questo deve farci pensare moltissimo, forse è quello che Tommaso ha sempre voluto. E la difesa di Carditello era la difesa della loro dignità, della sua dignità, del sottolineare che questa è una terra straordinaria, i suoi abitanti sono straordinari, avvicinandosi, vedendo tutta questa partecipazione si capisce quanto bene vogliono alla loro terra, quanto bene vogliono alle politiche differenti, quanti errori abbiamo fatto, quante cose dobbiamo cambiare le nostre scelte. Ci sono le risorse per recuperare un bene come questo, per i restauri prima di tutto, ci sono? Ci sono le risorse, oggi avrò una conferma e dirò esattamente le risorse che ci sono per iniziare da subito i lavori per la Reggia. Ministro, c'è il problema al Teatro San Carlo di Napoli. Buongiorno a tutti e grazie dell'ospitalità della rampa, soltanto per dichiarare che oggi è una giornata di festa, una giornata di successo, una giornata di successo culturale. E io sono qui a rappresentare il Touring Club Italiano che, come molti avranno potuto notare, ha fatto in questi giorni delle dichiarazioni molto importanti di una presenza costante a Carditello, come d'altra parte ha già avuto modo di dimostrare da qualche anno a questa parte con tutta una serie di attività culturali, compreso un convegno su Carditello
appello fatto l'anno scorso presso l'Università di Capua. Insomma. Quindi auguri a Carditello, auguri a tutti, a tutti coloro che amano la cultura e che soprattutto amano il nostro territorio.